Ed eccoci qua ragazzi, come sempre bentornati da Pianauta. Questo è il 14° episodio di Robin Universalis 4 Extended Timeline. Siamo qui con l'Italia e siamo qui con Kirikoa, che abbiamo fatto diventare bello grosso l'ultima volta nella guerra contro il Brasile. Ovviamente ci siamo presi tutto il Brasile coloniale, non abbiamo visto che saremmo andati a prendere questo pezzo della Terra del Fuoco qui al sud dell'Argentina, e adesso siamo di nuovo in guerra. In questo momento Kirikoa sta rischiando un bel po', perché dovrà fare un bel po' di core, quindi gli lascio delle truppe qua. Magari facciamo così, mi vado a mettere più o meno al mezzo del territorio qua. Lui ancora vuol far pace per qualche motivo assurdo. Che è successo qui? Chi ci ha fatto perdere una battaglia? Chi siamo in guerra? Che Perù e Paraguay? Com'è che mi ha portato qui per una battaglia persa? Non lo so, non so cosa sia successo qui. Vabbè, ne ho ben d'onde. Vediamo se si sposta solo questa flotta. Quale flotta mi sta venendo a prendere? Non si sa. Ok, viene questa. Ah, ho un'altra flotta con... un bel po' di flotte mi ha lasciato la Tunisia, forse anche la Grecia. Vabbè, io tornerei in Sud America. Ah, anche il Venezuela contro. Mi sa che finite ste paio di campagnette. Qui ci dobbiamo un po' dimenticare del Sud America. Uno di stabilità. Oppure meno power in Genova. Va bene, meno power in Genova. Allora, con chi è che siamo in guerra noi? Ah, siamo in guerra con questo signore qua. Giustamente, perché volevo far pigliare un po' di core al nostro amico colombiano stavolta. Non so quale sia il supply limit più o meno da queste parti. 27, mazza, quindi devo proprio dividerlo sto stack, non può stare così. Questi chi sono? Paraguay. Mannaggia. Ok, quindi tu vai a caccia dei ribelli. Io non so se posso creare altri... se posso creare altri soldati. Wow, sono un po' su con le navi. Soldati, vabbè, solo 16. Ma non è un problema a sto punto. Wow, guardate il Paraguay. Che cavolo sta combinando. Kirikoa c'ha soldi, a quanto pare. L'Austria è diventata difensore della fede cattolica. Buon per loro. Noi come siamo messi a livello economico? Se guadagniamo. Quindi a sto punto magari a lui gli diamo pure un bel sussidio economico. Sì, gli diamo una mano. Diamo tipo la metà dei soldi che pigliamo noi. Così riuscirà a costruire, a far truppe. Ci hai rotto le scatole te, eh? Devo fermare sto stack di 13 qui, perché sennò gli mangia tutte le truppe a Kirikoa. C'è pure un generale da 3. Incredibile. Aspettate, vediamo se lo becchiamo. L'abbiamo beccato. Ah, vattene a casa, mo. Andiamo ad assediarci il Paraguay a sto punto. Ok, qui sono già cadute un paio di province. Andiamo avanti. Quanti uomini ci sono qui? Ce ne sono ancora un po', eh? Forse non è il caso proprio di diventare troppo piccolini, però vabbè, vediamo. Allora, vediamo un po' a livello navale qui com'è che stiamo messi. Allora, qui ci sono 3 lightship. Le mandiamo, che ne so, a Ragusa. Addirittura a Genova mi stanno creando problemi. Poi qui non ci sono le ship. Ok, qui ci sono altre 22 galee, le mando qua. Qui ci sono altre 15 galee, le mando qua. E probabilmente questa la devo dividere, devo mandarne un po' a Genova, perché ho perso addirittura il controllo di Genova.
Vedremo poi come si ribilancia la cosa. Vediamo qui come va. Ci sono 50 occhi. Ok, andiamo avanti. Mi sto facendo venire mal di mare, lo so, tra una mappa e l'altra. A posto, quindi sta parte qui la stiamo assediando, sta parte qui la stiamo assediando. Comunque dice che c'hanno un sacco di uomini, ma dove stanno? Io non li vedo. Però pazienza, vabbè, staranno da qualche parte, ci fidiamo. Ci fidiamo. Eccolo lì uno. Ok, bravo Krigua. Usa pure i soldini. C'ha 42 uomini qua sotto. Bravo, bravo. Bravissimo. Allora, andiamo avanti qui e qui. Tutti insieme sono caduti. Vabbè, andiamo tu qua, tu qua, tu qua. Tu che stai a fa? Interessante. Ah, loro sono già in guerra con qualcuno che infatti si stanno colorando di giallo. Ah, la Spagna è venuta qui a dar fastidio. Ecco qui. Corriamo sulla capitale, va? Spagna, Spagna, che probabilmente a sto punto sarà nostra avversaria prima o poi. Da ex alleato. Avversaria, qui abbiamo finito. No, Castiglia in Perù. Guarda sti bastardi che hanno fatto. Hanno anche bloccato questi in corsa qui. Bolivia, wow, che hanno combinato. Devono hanno fatto che quelli non li stavano assediando loro. Vabbè. Mistero della fede. O gliel'hanno fatti rilasciare. Vediamo un po' che sono questi. No, sono colonie. Colonie castigliane. Vabbè, la Spagna ci ha fregato sul tempo, a quanto pare. Il Paraguay vorrebbe far pace. Paraguay. Quante sono? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Io non so se posso farne i core. Perché questi teoricamente dovrebbero essere un'altra. Però a sto punto forse vassallizzarli? Eh sì, li vassallizzo. Ok. Quindi un bel vassallo. Poi magari lo faremo crescere a costo di Argentina o Uruguay prima o poi. E a me mi sa, non si può sentire, però l'ho detto, mi sa che comunque dovremo prima o poi far guerra alla Spagna per fargli liberare questi territori che ci ha rubato qua. Oh, guarda i peruviani carini che vengono a trovarci. Stavate da qualche parte, non so dove. Ribelli, ribelli, ribelli. Ok. Andiamo avanti. Wurzburg ha fatto guerra alla Prussia. Incredibile, ragazzi. Si è girato il mondo. Magari questi portiamo prima qua. Voi stavate ancora andando lì in fondo. Perdiamo un po' di soldi, perché no? Ok, ho perso il generale qui con qualche manovra stupida che l'ho fatto.
Vabbè, questi portiamoli fuori, tanto ormai è tutto sotto assedio. A posto. Quanti siamo? Quindi solo il Perù. Ok, non so se il Perù ha altre terre a sto punto, non credo. Credo di aver assediato tutto, quindi appena cadrà quest'altro pezzo dovrebbe essere al 100%. O c'ha altri pezzi, magari a mare, e io non li vedo. Vediamo un po', mettiamo la pausa. Ah no, ha tipo una nazione coloniale. No, questo è Great Britain, non ci azzecca nulla. Vediamo un po'. Perù, Perù, Perù. Però, Perù. Non capisco perché non mi ha dato direttamente il 100%. C'è ancora qualcosa in piedi qui? No. Però potrebbe salire, infatti sta salendo. Strana sta cosa. Dire che c'hanno qualcosa che non riesco a vedere, magari un'isoletta, non lo so. Visto che non sale al 100%. Ok, allora, quindi loro adesso sono nostri vassalli, la Colombia. E allora vediamo un po' se riusciamo a darle qualcosa e poi se noi riusciamo a creare un'altra colonia. O potremmo vassallizzare anche loro, ma poi forse esagero con i vassalli. Perché ho preso già il Paraguay e la Colombia, quindi basta così. Però il Perù lo potrei usare per sfondare adesso contro Castiglia, perché loro avranno dei numero di core pazzeschi, esatto. Proprio qui. Contro loro. Potrei attaccare Bolivia direttamente subito dopo. Loro con chi sono alleati? Vabbè, loro stanno sotto la Spagna è alleata con mezzo mondo. Danimarca, gli USA. No, vabbè. È meglio prendersi quello che ci vogliamo prendere. E li lasciamo perdere per il momento. Questi sono tutti i core. Ok. Quindi anche l'Ecuador ha dei core della Colombia. Quindi a sto punto io passo i core a loro. E la facciamo di nuovo tornare a una dimensione degna, la nostra amata Colombia. Come stesse sotto di noi chissà da quanti secoli. Questo non è un loro core, ma ce ne freghiamo a sto punto. Solamente la Spagna ha dei core qui, cosa è allucinante. Sì, no, ci sta. Magari queste erano terre spagnole, ma quindi poi si è liberata Tizio qua. Allora, vediamo un po', facciamo pace. Al momento non costa un centesimo. Potremmo far crescere il Colombia fino a qui, a sto punto. Tanto problemi sono problemi loro, fare i core. Ok, facciamolo. A posto. Ok, mi dai tutti i soldi. Ce ne sono proprio tanti. Mi dai la War Reparation. Ho preso tutto. Non so perché non sono arrivato al 100%, sinceramente, strana sta cosa. Vabbè, ciao Perù. Però il Perù è andato. È rimasto solo con la capitale sul mare. La Colombia immagino adesso. Ah, no, Marco è contenta, vabbè. Te do una mano così. Vediamo Kriegua che cosa sta facendo adesso. Qualche core mi sa che è entrato, dai. Kriegua ce la può fare. Grossi problemi, non sembra avercene. Allora, qui c'è questo esercito, lo mettiamo a rincorrere i ribelli. Questo lo mettiamo a rincorrere i ribelli, già lo sta facendo. Questo lo stesso, qui l'accorpiamo, mettiamo a rincorrere i ribelli.
Adesso a questo punto andiamo a dare una occhiata lì in Europa e vediamo un po' che cosa si può fare adesso dall'altra parte. Magari ci calmiamo un attimino. Ah, possiamo salire di livello. Ci calmiamo un attimino qua sul versante americano, perché di fatto abbiamo preso il Brasile, Colombia e il Paraguay. Loro sono in coalizione contro noi, quindi adesso li facciamo uscire un po' dalle coalizioni, sti signori. Anche se Uruguay non è in coalizione contro di noi, quindi potrei attaccare Uruguay, chiamare l'Argentina e dare un po' di territorio al Paraguay. Potremmo continuare queste campagne sudamericane. So che però state urlando che vorreste che io adesso vada in Africa, come fece l'Italia, però sta cosa è troppo esilarante qui continuarla. Quindi sì, facciamo. Vediamo un po' il Paraguay se ha dei core qui. Non ha core, vabbè, la facciamo crescere comunque, che ce frega. Allora, facciamo guerra a loro, che c'hanno anche il Cile, bene. E chiamiamo l'Argentina come co-belligerante e loro non vogliono venire. Perché è una guerra distante. Sì, avete ragione, perché no? Vabbè, noi arriviamo, ragazzi. Il Cile chi c'ha come alleati? Solo l'Uruguay. Bene, fa piacere. Quindi Uruguay, grazie di esistere e di non essere in coalizione contro di me. Quindi facciamo guerra, cambiamo subito piani di nuovo. Intanto però voglio andare... Ah, potevo pigliare delle truppe un po' più nuove. Assault Rifle. Facciamolo. E poi magari ci muoviamo. E Churchill Tank. Ok, nel frattempo vediamo un po' i miei vassalli, come stiamo messi. Croazia. Meno 2 addirittura. Mettiamo a migliorare le relazioni. Perché forse è ora di cominciare ad annettere, sì signori. Qui non ho come fare. Mi serve... Ok. Ungheria a posto. Colombia e Paraguay. Voilà, chi è uscita, fa piacere. La Russia ci ha messo come rivale, giusto? Mi sembra giusto, Russia. Vuoi vedere che adesso se io attacco la Russia mi trovo in guerra contro la Russia, se sono imparati come muoversi? Ok, mettiamo un po' insieme ste navi. 85 galee, mamma mia. Ok. Qui altre tre navi pesanti. Queste altre navi che avrà creato qualche mio vassallo dopo l'annessione. A questo punto io miglioro le relazioni con Croazia e Ungheria e me le tire dentro, perché non ha più senso avercele. Ah, ma che succede? Wow! Quindi la Russia si è mossa. No! Avete visto, ragazzi? La Russia che cosa diavolo ha fatto qui? Wow. Ok. Ok, quindi si è sbaggata in qualche modo? Si è imparata a muoversi? Non so come sia possibile sta cosa. Cioè, faceva finta? Sta mod non finiva mai di sorprendermi. Quindi la Russia si è mangiata l'Anatolia. Praticamente. Quindi noi dovremmo far guerra a loro. Vediamo a livello di uomini noi come stiamo. 366 e 97. Ne posso creare un altro stacchettino. C'ho pure il manpower. Lo facciamo. Ok, ne creo sempre qua a Roma. Prendiamo ste navi. Quindi arrivi quasi a 400 uomini. Immagino che la Russia ne abbia tipo 600. Vediamo un po'. Military armies. Totale Russia, Italia, no, stiamo lì. Però hanno un manpower pazzesco. Pazzesco. Pazzescamente più grande del nostro. Vabbè, ci frega a noi. Wow. Quindi io devo cominciare a farmi degli alleati against Russia. Si è messa brutta sta cosa, Russia. Ha imparato a combattere. Che è successo?
Sta facendo warning a tu. Si è proprio accesa. Guarda qui. Guarda la Russia. Ha fatto warning a mezzo mondo. Io ci sto. Cioè, no. Ma voglio fare sta guerra prima o poi. È una guerra che vincono loro, però. Mi serve un alleato. Neanche la Spagna più ci vuole bene. Ah, guardate l'Austria che ha fatto, qui si è allargata a spese della Prussia, quindi l'Austria si sta riprendendo. C'è la Silesia, ragazzi, eh? Vabbè. Vabbè. Io a sto punto manderei un... Con chi sono alleati loro? Con nessuno. No, con qualcuno. Wallachia, Hannover, Kiev, vabbè. Non si fila nessuno, giustamente. Infiltriamoci, vediamo un po'. Ma mi pare che stanno sempre nelle stesse posizioni questi. No, però si muovono, dai. Se sono imparati a muoversi, questi 30 si muovono. Ok, su qualcosa è successo. Già mi hanno scoperto. Ma vaffanbrodo. Vabbè, io direi di tornare qua. Vediamo un po' che succede. Col pilota automatico, Krikua. Bravo Krikua, eh. Vedo che ha imparato a combattere. Pa-pa-pam. Quest'altro invece è Paraguay, la Colombia qui si è fatta subito. Mette i piedi in testa all'Argentina. Un attimo, che mi distraggo, ragazzi. Ci sono gli uomini, ci sono. Vabbè, dopo allora torniamo lì e facciamo una guerra. Però mi sono fatto prendere un po' la mano. Io direi che il tempo è scaduto. E ci devo pensare a sto punto di veramente di far guerra. Com'è che loro possono assediare qui in Paraguay e io non ci posso nemmeno andare in Paraguay? Non era mio vassallo? Yes. Perché non me ci fai muovere? No, si sono criccate qua. Io sto in guerra contro di loro. Ah, ok, no. No, no, non si erano incriccate. Capita, è appena finito lo scontro. Ok. Vabbè, allora. Il tempo è finito per oggi. Grazie ragazzi per l'attenzione, noi ci vediamo al prossimo episodio.